Il ciclismo evolve, il ciclismo cambia, a volte in meglio, a volte anche in peggio. Oggi vedremo 5 tendenze del ciclismo contemporaneo che non mi piacciono per nulla. Via con la puntata. Fino a 10 anni fa le selle per bici da corsa avevano una dimensione compresa tra 125 mm e 140 mm di larghezza massima. Attualmente la misura media più presente in commercio è 143 mm, con molte selle che superano i 150 mm e poche che vengono ancora prodotte con una larghezza di 125-130 mm. Perché questo? Io non lo so. Sicuramente l'Homo sapiens in 10 anni non si è evoluto abbastanza per allargare il fondo schiena di 1 cm, quindi da cosa deriva questo allargamento delle selle? Soprattutto se vediamo che poi la gente che ci siede sopra non riesce a utilizzarle completamente, ci si sposta in avanti perché la sella nella parte posteriore è troppo larga. Questa cosa è molto evidente nei professionisti che hanno un'anteroversione del bacino notevole, cioè il bacino ruotato in avanti perché hanno la schiena che è praticamente orizzontale, parallela al terreno. Col bacino ruotato in avanti lo spazio di appoggio si riduce notevolmente perché dalle tuberosità ischiatiche che si alzano si va a appoggiare un pochino più nella zona anteriore verso il pube, non sul pube ovviamente. Si riduce lo spazio e quindi dietro non ci si può più stare se la sella è così larga. Ci si sposta quindi in avanti. Però ora le selle sono anche corte, oltre che larghe. Ci si sposta in avanti e non ci si trova più praticamente nulla. I pro si appoggiano, molti dei pro, sul naso della sella, schiacciando la zona perineale tra testicoli e ano, tra genitali e ano nel caso femminile. E questo non va bene. I pro riescono a mantenere questa posizione perché uno sono leggeri, quindi hanno essenzialmente meno peso in quella zona, due, gran parte del loro peso va sui pedali perché spingono sempre forte. Ma un amatore, magari anche un po' sovrappeso, che va in giro tranquillo a 100-150 watt, avrà tantissimo peso sulla sella. E se si appoggia con il perineo sul naso della sella, sicuramente si farà del male. Ecco, io personalmente trovo poco giustificata questa scelta di allargare ed accorciare le selle quando essenzialmente l'anatomia umana non è cambiata. Il problema delle bici aero è che sono belle. E vi giuro che questo è un problema, perché ho visto amatori che non arrivano a toccarsi le ginocchia quando si piegano in avanti, da quanto sono rigidi e da quanta panza hanno, che prendono una bicicletta aereo perché? Perché sono belle, perché ce le hanno i pro. E in questo caso gli approcci sono due. C'è quello duro e puro che sega la forcella, toglie tutti gli spessori, mette un attacco da 130 e poi non ci arriva. E quindi su strada è sempre con le mani in presa alta, quando va male addirittura a mattarello, cioè appoggia solo le dita perché non ci arriva il manubrio. Poi c'è il secondo approccio, quello che compra una bici aero, si accorge di aver fatto una stupidata, una scelta non proprio consona alle sue abilità fisiologiche e quindi cosa fa? Accorce l'attacco manubrio, si mette un bel 6 cm di attacco, magari da 17 gradi girato in positivo per alzarsi il più possibile. E io penso che una bicicletta aereo con 6 cm di spessore e un attacco positivo sia una delle cose più brutte che si possono vedere. Ecco, io queste due categorie di amatore che poi sono la stessa, l'amatore che vuole la bici del pro, ma non può stare sulla bici del pro, non le capisco, anche perché oggi c'è una scelta davvero incredibile tra differenti tipologie di biciclette. Un amatore così, poco flessibile e sovrappeso, andrebbe benissimo su una bicicletta Endurance o Gravel che gli permetterebbe di stare comodo in sella e godersi i suoi giri, invece no, bisogna fare come i pro. A volte mi capita di prendere in mano una bicicletta di 5-6 anni fa, montata magari con un bel Durace con freni tradizionali, delle ruote in carbonio a basso profilo per tubolari e passaggio cavi esterno. Ecco, la sensazione di avere in mano una bicicletta che pesa 6 kg o forse qualcosa in meno, penso che non l'avremo per molti anni a venire, finché la tecnologia, con tutto quello che ci stiamo mettendo adesso sulla bicicletta, non evolverà a tal punto da tornare sui pesi che si avevano 5 anni fa. Quindi ora abbiamo biciclette più pesanti di quelle che c'erano in passato. Io capisco la scelta del produttore di puntare su freni a disco per vari motivi, di fare il passaggio cavi integrato perché è più bello, anche se sulle biciclette non aerodinamiche lo capisco relativamente, e di togliere i tubolari dal mercato, dal commercio, anche perché i tubolari sono veramente poco pratici per un amatore. Però una ruota a basso profilo con tubolari è ancora la soluzione più leggera che c'è, con buona pace dei tubeless da 28 mm. Lo dimostra anche quello che ha fatto la UAE Emirates al Tour de France, dando a Pogačar e agli scalatori delle ruote prototipo Bora per tubolari proprio per le salite, per avere un qualcosa che pesasse di meno rispetto alla controparte tubeless o copertoncino. Queste scelte sono legittime e anche sensate per il grande pubblico. Un freno a disco è effettivamente più sicuro e più modulabile rispetto a un freno tradizionale. Però mi sarebbe piaciuto che i grandi produttori di gruppi continuassero a fare i loro gruppi top di gamma anche per freni a pattino, non soltanto per freni a disco. Così come mi sarebbe piaciuto vedere biciclette con cavi esterni senza aver paura di sfigurare a livello estetico, soltanto per aggiungere un qualcosa bello da vedere ma che poi pesa inevitabilmente di più.
Fino a pochi anni fa si usava l'espressione trittico per indicare l'insieme di attacco manubrio, piega manubrio e reggisella. Si potevano comprare tutti e tre dello stesso produttore con la stessa linea e lo stesso design per rendere la propria bicicletta più bella e anche forse più leggera. Da qualche anno questa espressione è caduta un po' in disuso perché la maggior parte dei produttori di telai producono anche il proprio reggisella, che è una forma sagomata per entrare nel piantone del telaio, quindi ogni reggisella è di una forma specifica per quel telaio. Voi direte che male c'è, i reggisella che proseguono la linea del piantone sono più filanti e anche belli da vedere, vero? C'è un problema però, se siete persone che tengono particolarmente le proprie cose e pensano di poter utilizzare la propria bicicletta per 5-10 anni, dovete considerare che se malauguratamente romperete il reggisella, magari nel punto dove si unisce alla sella che è un pochino più delicato, e la casa costruttrice non ha più in magazzino quel reggisella specifico per il vostro telaio, oltre al reggisella butterete via anche tutto il telaio. E questa sicuramente è una cosa a cui nessuno adesso pensa, perché è da poco che esistono tutti questi reggisella con geometrie specifiche per le biciclette, ma fra 5-10 anni, quando inizieranno ad esserci i primi problemi, forse anche prima, se le grosse aziende non atterranno un gran magazzino di questi reggisella, beh, allora saranno dolori. Ho lasciato per ultima la cosa che mi piace di meno, l'aumento del prezzo delle biciclette. Ma non di tutte le bici, badate bene. Se i costruttori che forniscono le squadre World Tour e che investono così tanto per creare sempre prodotti migliori riescono a vendere i propri modelli top di gamma a 15.000 euro o anche di più, io sono felice di questa cosa, anche perché nessuno obbliga gli amatori a comprare quelle biciclette e sono sicuro che chi riesce a comprare le comprerebbe anche se costassero qualcosa di più. Vi spiego il mio pensiero. Le bici che costano 15.000 euro sono esattamente le stesse che utilizzano i professionisti nelle corse più importanti del mondo. E chi fa il paragone bici da 15.000 euro costa di più di un'utilitaria o di una moto, non ha capito bene quale deve essere il paragone, perché una bicicletta che vince il Tour de France deve essere paragonata a una moto, ad esempio, che vince il moto mondiale. E una moto che vince il moto mondiale costa circa 600.000 euro. Solo il motore costa 200.000 euro. E pensate che a un team le gomme più il personale specifico che gestisce le gomme costa 1.200.000 euro a stagione. E stiamo parlando di gomma, non stiamo parlando di plutonio o diamanti, quindi il costo così alto è perché bisogna pagare un sacco di ingegneri che ricercano il modo per far diventare il più efficiente possibile, il più performante possibile un qualcosa che di fatto è già al limite. Quindi quello che paghiamo veramente è la ricerca e sviluppo, il creare dei prototipi, quindi un qualcosa che non è prodotto insieme ma prodotto singolarmente, e buttarli via, perché si buttano via un sacco di prototipi dopo che vengono testati. Questo fa aumentare tantissimo il costo delle componenti e dei prodotti di altissimo livello. Ciò che non mi piace è l'aumento dei prezzi per le biciclette di fascia media o ancora di più l'aumento dei prezzi nelle biciclette entry level, quelle di fascia bassa. Perché questo può portare le persone a non cambiare la bici per diversi anni, quindi rallentando il mercato, addirittura a non far avvicinare persone che vorrebbero iniziare a pedalare perché il costo di una bicicletta di un equipaggiamento per iniziare è troppo alto. Questo non va bene. Dobbiamo pensare che 25 anni fa circa, quando è iniziata la produzione del carbonio ad alti livelli su tante gamme di biciclette, si è deciso di spostare la produzione in Asia per i prezzi più vantaggiosi ovviamente. Questo però ha fatto sì che in Asia, soprattutto nell'isola di Taiwan, crescesse tantissimo il know-how e quindi a Taiwan attualmente si producono i migliori lavorati in carbonio su stampo al mondo. Nessun altro posto al mondo li fa così bene. E ovviamente si sono resi conto di questa cosa col passare del tempo e hanno via via aumentato il prezzo perché si rendevano conto che la qualità era veramente alta. Quindi prodotti di qualità un pochino più bassa si è iniziato a farli in Cina, ma anche lì è avvenuta la stessa cosa, sono aumentati i prezzi, allora si sono spostati in India, in Vietnam, però la cosa prosegue sempre in questo modo, i prezzi continuano ad alzarsi man mano che il know-how aumenta. Diventa sempre più difficile quindi produrre biciclette di alta qualità o di buona qualità nel sud-est asiatico senza far aumentare troppo i prezzi, bisogna continuare a delocalizzare la produzione. Però stiamo sempre parlando di Asia, sud-est asiatico, e con la pandemia che abbiamo avuto, quella zona è stata veramente colpita e, oltre a bloccare la produzione e fermare intere fabbriche, ha anche fatto aumentare tantissimo il costo del trasporto, fino a 10 volte in più per un container da portare in Europa o in America. A questo va associato anche che durante il lockdown è aumentata la domanda, come abbiamo già visto, dei prodotti e quindi, quando la domanda è così alta e l'offerta è così bassa, non si può far altro che aumentare i prezzi. Grandi aziende come Specialized hanno detto chiaramente che, non riuscendo proprio a stare dietro alla domanda che avevano, hanno deciso di riformulare la propria capacità di offerta e aumentare su tutti i modelli del 5% il prezzo finale.
Inoltre, come già detto in altri video, il potere d'acquisto dell'italiano medio non sta crescendo, mentre l'inflazione sì, l'IVA al 22% sicuramente non aiuta, e quindi quello che prima era un bene, tra virgolette, economico che tutti potevano permettersi, adesso sta diventando un bene di lusso per molti di noi. Ecco, tra tutte le tendenze analizzate, quella dell'aumento di prezzi di biciclette economiche è quella sicuramente che mi piace di meno. Queste erano 5 tendenze delle biciclette moderne che non mi piacciono per nulla, oppure magari a voi piacciono, scrivetelo qui sotto nei commenti. Se siete persone che viaggiano con biciclette aereo con 6 cm di spessore e tacchi manubri girati al contrario, magari a voi piace così, oppure se c'è qualcos'altro che non vi piace, come ad esempio le manopole all'interno, cose di questo tipo, mettetelo nei commenti, iscrivetevi al canale, arrivederci alla prossima puntata, ciao!